Buonasera, ancora un altro me preparo con voi. Trovo che vi piacciono molto, quindi perché no? Sono video che comunque a me fanno veramente piacere fare perché è come se avessi un'amica di fronte a me con cui chiacchierare mentre mi preparo. Quindi mi sto preparando, sarà un trucco molto veloce perché devo andare a un compleanno di una parente di Marco che compie 80 anni, quindi sarà una serata non eccessivamente elegante, però comunque voglio prepararmi un pochino. Festeggerà appunto in un locale, in un ristorante, quindi nemmeno a casa, quindi un trucco che si adatta un po' a una via di mezzo. Ho già fatto la base, come al solito sto utilizzando lo Studio Fix di MAC, però vi rimando al video dello scorso Mi preparo con voi, perché in quel caso vi spiego proprio una base estiva, post vacanze, come andarla a realizzare. E adesso mi concentrerò sugli occhi. Vado ad utilizzare il Kiko Cream Crush 05, che è questo bellissimo colore veramente spettacolare, che purtroppo ha una sola pecca, tende a spolverare brillantini sul viso. Però se lo applicate con un pennellino a setola sintetica C, risolvete questo problema perché comunque andate piano piano a pressarlo e lo applico solo nella prima parte dell'occhio. Ok, giro il pennello e utilizzo da quest'altra parte dell'occhio un altro prodotto che veramente vi straconsiglio. È sempre un ombretto in crema, che ombretto eyeliner in crema della Wycon di una collezione limitata che però trovate ancora perché oggi sono andata da Wycon e ho comprato altri prodotti della stessa linea, sempre questi eyeliner, però ve li mostrerò più avanti. Questo qui è il numero 04 Melanzana, che devo dire veramente mi fa impazzire e l'ho usato tantissimo quest'estate. Ho notato che comunque inizialmente questo prodotto era meno in crema di adesso. Sì, vado ad applicarlo. Forse meglio con le mani perché si stende meglio. Mi aiuta un po' mani e pennello, insomma. Il vestito che ho è un vestito che ha i richiami proprio vinaccia, quindi infatti andrò ad applicare anche un rossetto comunque bello intenso. Prendo un pennello a sfumatura e mi aiuto un attimino a pulire i bordi di questo ombretto, che ha una particolarità, è un ombretto che comunque essendo in mousse ha una consistenza particolare. Sembra quasi polveroso, ok? Però ho applicato un po' troppo prodotto, quindi no problem. Questa è la cosa bella del make-up. Possiamo aggiustare anche la parte finale. Ho con un cotton fioc. A me questa righetta non piace, quindi la vado un attimo a smussare. Dalla palette di Nabla che ho composto, vado a prendere Petra, che è questo colore caldo mattone. E lo applico in questa parte qua per dare gradazione di colore. E prendo un pizzico di Nocturne, che è questo nero, e lo vado ad applicare. Attenzione che è un pochino polveroso, però è bello nero, solo in quest'angolino qui esterno. Ok, così. Riprendo il pennello con cui avevo applicato Nocturne, no, come si chiama? Vedete, quando succedono queste cose c'è un motivo. Il motivo è che vado di fretta e la fretta non serve mai. Ed è un guaio. Ok, dopo aver sfumato il tutto, vedete qua c'è l'occhio pesce lesso, vado ad applicare una bella matitozzola nera perché il trucco voglio che sia bello intenso. Vabbè, attualmente sono riuscita a trovare solo il matitone di Make Up Forever nero, quindi vado con quello. E lo vado ad applicare anche un po' tra le ciglia. Ok, dopo aver fatto ciò, vado a sfumare questo matitone nero. Voglio che sia solo un'ombra che va a bordare l'occhio e renderlo più intenso. Ok. Ed applico il mascara, questo qui di Bionique, il Defense Color Volume Mascara.
Ha questo scovolino che è molto particolare, la parte più stretta mi permette di prendere le ciglia più piccoline, quindi la potete utilizzare in due modi, nel senso per prendere le ciglia più esterne e le ciglia più interne. Ho fatto anche l'altro occhio e vado adesso leggermente, perché non amo tanto truccare le sopracciglia, avendo comunque una forma abbastanza importante, con la matita Manga Brow per le bionde. Vado proprio leggermente, anche perché, come avete notato, è vero che sono ancora un poco rossiccia, però tendo ad essere più castana, non avendo fatto le nee per tanti mesi. Fatto ciò, visto che andrò a cena e sicuramente il rossetto andrà via quasi immediatamente, vado a utilizzare la tinta Y con questa qui e lampone. È della linea Makeup Artist, però avete visto che l'hanno messa nella linea permanente, quindi yeah! Andiamo a metterla facendo più strati, perché sono tinte, come già vi ho detto in un video, vi ho fatto proprio la recensione di tutte le tinte con le applicazioni, sono tinte modulabili, quindi vi consiglio di avere le labbra asciuttissime e applicare appunto la tinta. Ok, sono pronta. Ho un solo unico problema, che siccome oggi ha fatto molto caldo perché è venuto il diluvio universale a Nola, però è successo che poi subito dopo ha fatto caldissimo, io ho sudato in testa, quindi all'attaccaratura dei capelli non è che sia una situazione molto felice. Quindi che cosa faccio in questi casi? Uso lo shampoo a secco, questo è della Palette, Palette. Si agita bene. E questo è quello che deve fare. E si lascia un attimino. Ecco, adesso sì. Si lascia, non vi spaventate, un attimino agire in modo che vada a assorbire. In linea di massima si aspettano quasi 10 minuti e poi si spazzolano. E quindi niente, io vi saluto in questo modo. Quindi sì, perdonatemi per questo ciuffo bianco. Anche io mi sono fatta questa criniera bianca proprio per essere faiga. Sì, sarebbe bellissimo poterlo fare, solo che l'ambiente in cui lavoro non me lo permette, perché non è lo stesso ambiente di una sfilata e così. E quindi niente, vi piace il trucco? Che dite? Trucco intenso. Un bacione e alla prossima. Ciao!